di banche europee. La patrimoniale invece è notevolmente migliorata per le maggiori banche di tutti i principali paesi europei, ad eccezione di quelle che da più stringenti requisiti di vigilanza prudenziale introdotti da Basilea 3, a cui le banche si sono andate adeguando ancora prima dei requisiti nuovi, le banche che non si adeguano subito al resto del mercato. E questo dipende anche da alcune misure di rafforzamento patrimoniale adottate in seguito all'acuirsi della crisi. Sul fronte della disponibilità di credito alle imprese si registrano nei primi 9 mesi del 2013 e il tasso medio di interesse applicato ai nuovi imprese significa che il sistema italiano è ulteriormente penalizzato, tra le altre da un maggior flusso che caratterizza il tessuto produttivo italiano. La crisi dei debiti sovrani ha inciso negativamente sulla situazione finanziaria delle imprese solide ma illiquide si sono incamminate in un sentiero di insolvibilità e non c'è inizio, con un tessuto produttivo largamente debilitato e un sistema bancario che, date le attuali dotazioni patrimoniali, difficilmente potrà bancare una dotazione di giocare da grande.